Buonasera e benvenuti dal Pala Birra Bro. La partita con la P maiuscola della 17esima giornata del Tri Basket. Scendono in campo PN Alliance Terni contro Conquest Warriors, due serie candidate al titolo, AUB permettendo i terzetti che schierano le due squadre. Il PN Alliance schiera il terzetto Santucci, Cardoni, Panunzi. Rispondono i Warriors con Vitale, Laurenzi e Furlan. Alla palla 2 Vitale e Cardoni. Esce lotta al rimbalzo, la vince Cardoni che parte direttamente al palleggio. Vuole aspettare il posizionamento dei suoi, gioca il pick and roll da palleggiatore, grandissimo scarico per Santucci, l'extra pass per Panuzzi, leggero fadeaway, il primo canestro è da manuale per il PN. Si fa buona guardia a rimbalzo e innesca Furlan che può partire a tutto birra, il teardrop di Furlan, il pareggio per i Conquest Warriors alla firma di Tommaso Furlan. Santucci, palla per Cardoni sul lato, aspetta il taglio dei suoi, serve in post Panuzzi che riceve e tira in un solo movimento, movimento sensazionale di Panuzzi. 1-2 in questa girunetta per Panuzzi, vediamo il contrattacco dei Warriors, palla fuori per Lavrezzi che si prende il tiro in ritmo, non esita, più 3 con Conquest Warriors. Santucci sfrutta il blocco di Cardoni, riesce in emergenza da Panuzzi, ma il tuck-in, la messa di posizione profonda di Santucci che poi esce fuori ancora da Cardoni, attacca e recupero dentro fino in fondo Cardoni, galleggia in aria, appoggia le cante per il meno 1, sarà rimessa per il PN. Cardoni in punta nel ruolo di palleggiatore, va in post, cambio volante della difesa dei Warriors ma non fanno in tempo, super canestro di Santucci, scarico per il taglio di Santucci, fuori per Cardoni, ball handling devastante di Cardoni che attacca dritto per dritto, si appoggia al vetro, più 3 PLN. 40 secondi alla fine del primo periodo, Panuzzi la mette nelle mani di Cardoni che si prende il tiro, non trema la mano del numero 20 dai 5 metri. Giombini, palla fuori per Vitale, ancora nelle mani di Giombini, può attaccare uno contro uno sul lato destro, passo d'incrocio, il tiro di Giombini, semicaccio elegante del numero 13. Ultimo possesso del primo periodo, lo gestisce Panuzzi, 9 secondi al termine, il palleggio di Panuzzi che sfrutta il blocco di Cardoni, va dentro forte, tiro impossibile di Panuzzi, esce Giombini, l'ultima preghiera di Giombini, esce e finisce. Un primo periodo elettrizzante al Palapira Bro, 18-14 per il PN che è avanti di 4 sugli Warriors. Il palleggio di Tommaso Furlan che aspetta il movimento dei suoi, vuole giocarsi l'uno contro uno, l'end off per Giombini, ancora penetra e scarica, fuori per Raggi che attacca l'uno contro uno, il reverse di Raggi che fa esplodere l'ondata giallo-blu. Furlan chiama il blocco di Raggi, lo anticipa, va dentro forte Furlan, una volata al ferro e sorpassa Warriors. Giombini, palleggio di Giombini che sfrutta il blocco granitico di Raggi, si arresta, c'è in fondo, movimento ubriacante di Giombini. Allora Raggi, il palleggio del 21, super giocata di Raggi e poi va fuori a Giombini che si prende il tiro in ritmo, lo sbaglia Giombini e riporta a meno uno suoi. Il palleggio di Panuzzi che attacca uno contro uno, si prende il tiro, il fadeaway, super giocata, gioco rotto di Panuzzi. Furlan, il palleggio di Tommaso Furlan che guida la transizione degli Warriors, cambio lato, ribaltamento direttamente nelle mani di Vitale, rischia di andare fuori Furlan, poi Vitale si prende il tiro dalla media, lo sbaglia Alessio Vitale. Poi Laurenzi, il palleggio di Laurenzi che si va del palleggio, arresto e tiro, morbido, assorbito dal ferro. Allora Cardoni, mentre gli enemy si scaldano al Palabira Bro. Panuzzi, palleggio, arresto e tiro, una piuma di Gabriele Panuzzi. In angolo per Furlan che viene chiuso, la pressione di Santucci, si prende il tiro, impossibile Furlan, gli esce, allora Cardoni non riesce a controllare quest'ultimo possesso, ma finisce qui, finisce il secondo periodo, 32-31 con Conquest Warriors, ci aspettano 9 minuti thriller al Palabira Bro. Si riparte con gli ultimi 9 minuti di emozioni per questa sfida della 17esima giornata di basket. Il primo possesso è per Cardoni che dal post spazza via tutti e riporta davanti i suoi. Vitale riceve dal post, poi Santucci raddoppio a sorpresa, ma la palla finisce nelle mani di Giombini che segna, subisce il fallo ed è l'oretta per il tiro libero supplementare, l'end one di Giombini. Blocco di Cardoni che riceve, chiama il blocco da Panuzzi,
lo sfrutta, si arresta, si prende il tiro, Cardoni brucia la retina al numero 20, più 3 PN nelle mani di Furlan, il palleggio di Furlan che poi cambia lato per Vitale, l'uscita di Giombini che si prende il tiro, canestro pesantissimo di Giombini. Santucci, l'acquato di Furlan, va vicino al recupero, bellissimo, dai e vai sull'asse Cardoni, Santucci che segna, subisce il fallo ed allora il tiro libero supplementare, che giocata sull'asse Cardoni, Santucci. Entra la rimessa, palla fuori per Giombini che attacca sul lato sinistro, lo cancella Santucci con una super stoppata. E allora Giombini si prende il tiro, lo spaga dall'angolo Giombini, meno 3 Warriors. Mette il secondo, meno 3 Warriors, Panuzzi fino in fondo, galleggia in aria, canestro impossibile di Gabriele Panuzzi. Si nasconde dietro al blocco di Cardoni, poi serve Panuzzi, il blocco granitico di Cardoni, ci passa a fianco Panuzzi, fadeaway elegante del 72 per il più 8 PN. 1 su 2 per Tommaso Furlan, più 7 PN, restizio a stringere il tempo, Santucci il palleggio, il numero 3. Direzione profonda per Panuzzi che segna, subisce il fallo e dà il tiro libero supplementare, prima il duck-in e poi il gancione mancino per il potenziale gioco da tre di Panuzzi. Fuori per Furlan che si è giocato uno contro uno, palla fuori per Vitale che si prende il tiro da distanza siderale, non bolla mai Alessio Vitale. Scappa Santucci in contropiede, vola il ferro e ancora più 10. Furlan deve accelerare i ritmi, si vede il tiro, la stoppata di Santucci che lo cancella, poi Vitale la mette nelle mani di Lorenzi, pressione a 1000, il tiro di Lorenzi gli esce, vola ancora Santucci che la mette nelle mani di Francesco Santucci, game set and match, il canestro pesantissimo della ditta Santucci che riporta più 12, Furlan ci prova fino alla fine ma sbaglia, poi c'è il fallo di Lorenzi ma ormai non c'è più tempo. L'ultimo possesso di Lorenzi che prova comunque la pregare da centrocampo, finisce qui una partita stupenda giocata da due grandissime squadre che rivedremo sicuramente fino in fondo alla competizione. Vincono il PN Allianz che rimane imbattuto ancora in campionato, 16 partite, 16 vittorie, si pone per 63-50, onore e merito anche ai Warriors autori di un'ottima gara ma non è bastata contro la corazzata guidata oggi dal coach Pezzatini. Di metterla un po' sul fisico perché d'altronde abbiamo tutti questi giocatori abbastanza alti, grandi, quindi i mismatch sotto canestro ce ne sono stati molti, abbiamo subito molti falli, è stata una partita abbastanza fisica, il momento clou all'inizio del terzo periodo perché comunque abbiamo alzato la difesa e si è visto che abbiamo cominciato a rubare palloni, a recuperare qualche possesso e siamo andati più vicino al canestro e abbiamo sfruttato il nostro potenziale. Abbiamo avuto questo tempo di non giocare più tutti insieme per causa dei tesseramenti, però cercheremo fino alla fine di vincerle tutte.